c'era vento che soffiava in cortile, i fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito per alzare la lampada, cerca già di sparire. E con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infinita. Scappando ha perso un orecchino di strasse, l'allergia stranotisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la vigna e il rem, cos'è lei che fa bene nella stanza di fianco. Ha inteso un grido ed un vetro in franco. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Ha chiamato il dottore Stregone, Magone, Mangione, che fa il professore. Ha tastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente indesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fatta pretesa, ambita e difesa e tutto invigilato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa, per lo più è una spesa, ma l'amore non pesa. Quanta aria che c'era per aria, aria prima di dire che in vita d'uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fiume. Cercava un segno del suo primo amore, nell'odore di aprile Carla salta in cortile. Yeah! Grazie davvero, grazie davvero, è sempre un piacere avervi qua. Tornate presto.